Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Vinci Gamer 24. Siamo qui tornati con Formula 1 2016 con Giro al Volante. Oggi siamo qui con la seconda gara del campionato e abbiamo preso una bella pole position a un decimo e 28 da Hamilton, poi subito dietro Ricciardo e Rosberg, i primi quattro vicinissimi, poi Vettel e Raikkonen un po' più distaccati, poi vabbè stanno un secondo tutti quanti. Quindi le due Red Bull, le due Mercedes e le due Ferrari molto molto vicine. Però attenzione alla Williams che sta facendo una scalata paurosa. Quindi sì, anche le Sauber prendono 7 decimi dalle Manor. Comunque noi siamo subito pronti, facciamo una bellissima partenza, veramente impeccabile, riusciamo subito a scappare. Ricciardo non parte benissimo, viene un po' succhiato da tutti quanti. Ci attacca Hamilton all'esterno, però lo mandiamo lungo, si tocca inoltre con Ricciardo, vengono risucchiati. Il primo giro facciamo 37.981, siamo molto ma molto veloci nel primo stint. Facciamo settori record uno dopo l'altro. Nel primo settore, cioè il primo secondo giro è stato molto molto buono. Veramente eravamo veloci, non come prima che ci facciamo risucchiare tutti gli altri. Comunque giochiamo a leggenda. Poi esce la safety car al terzo giro e qua cambia la gara, perché sapete che io rientro sempre con la safety car. Ci sono stati alcuni momenti in cui non potevo rientrare e allora ci ho rimesso un po'. Rientriamo decimi, cioè ci ho perso un po'. Rientriamo decimi dietro Palmer, però dobbiamo farlo passare perché erano usciti davanti. Poi loro si fermano il giro dopo e quindi ci ritroviamo solo dietro a Verline e Massa, che poi vedete che poi è il sesto giro, quindi il giro dopo ancora se ne andrà la safety car. Qua Verline esce malissimo, io devo togliere il piede dell'acceleratore perché non potevo superarlo. E appena c'è la bandiera verde lo supero sul rettilineo staccata, e poi dopo poco sarà il momento di Massa. Però non riusciamo a scapparcene, devo dire la verità, perché effettivamente loro su queste gomme avevano solo 3 giri, perché poi abbiamo fatto 4 giri dietro la safety car, quindi effettivamente erano più veloci loro. Noi facciamo il primo settore record, superiamo Massa, però poi si avvicinano molto finché poi vanno ai box. Comunque non scappiamo. Facciamo comunque, stiamo facendo settori record, poi nell'ultimo perdiamo un po', e se non erro non riusciamo a migliorare questo giro, vabbè, ma non è questo l'importante. Comunque la dover fa 1.49.3, noi quasi stavamo migliorando, ma comunque perdiamo nell'ultimo settore. Poi il Rosberg ci raggiunge, vedete, ci attacca all'esterno, così ho attaccato sta clip all'improvviso. Ho sbagliato qua effettivamente, però vabbè, nell'editing. Poi lo porto all'esterno, ci tocchiamo, va lungo, però lui ha tentato il suo prossimo in un posto incredibile, poi arriva a mettere la cannone su Rosberg. Ci riprova qui, lo mando di nuovo all'esterno. Ci riprovano Vettel e Rosberg stavolta in due, con un Ricciardo fa 1.34.4 e poi ci raggiungerà alla fine della gara. E noi ci riprendiamo la posizione, per giunta loro si toccano e si mandano all'esterno, e quindi arriva Perez di gran carriera da dietro. Poi Rosberg si tocca con noi e perde un pezzo del lettone. Noi andiamo addirittura lunghi per evitarlo. Intanto erano arrivati anche Perez e Ricciardo dietro. Poi qua che succede? Non mi ero accorto che Rosberg stava ancora all'esterno, quindi va fuori, va nella sabbia. E alla fine Vettel si è perso a un certo punto, non so che fine abbia fatto. E Ricciardo e Perez sono qua dietro. Ricciardo va al bloccaggio. Vedete, questa è una cosa bellissima di questi TIA, che fanno bloccaggio anche loro. Va al bloccaggio. Andiamo tutti e due al bloccaggio. In realtà riusciamo anche il contatto qua, perché tutti e due al bloccaggio. Poi qua mi butto all'interno di prepotenza. Lui riesce ad avere una meglio. Pensavo che qua sarebbe finita così, perché ho detto vabbè, e invece no, perché all'interno con un altro bloccaggio da parte di tutti e due ci prendiamo la posizione. Poi Perez ha anche rischiato di forare la gomma a Ricciardo, però alla fine ci andiamo a prendere una bellissima prima posizione. Una gara molto molto movimentata, con il primo stint velocissimo da parte nostra, il secondo di costanza difensiva soprattutto, e veramente ci prendiamo la prima vittoria con la Red Bull. Molto molto contenti, siamo primi nel campionato, abbiamo fatto 2 podi su 2 gare. Io appunto fare una prima parte di campionato al meglio delle mie possibilità, perché poi comunque arriverò una parte un po' più difficile con Sepang e
a Sepang e in Giappone perdiamo sempre punti, è scontato perché non mi trovo proprio in quelle piste, quindi l'importante è arrivare lì con un buon vantaggio. Siamo ancora alla seconda gara, ne mancano ancora 12 a quelle piste, però direi che per questo video è tutto, ci vediamo alla